Ha bisogno di ritrovare la diritta via lo United Aprilia, che dopo un inizio di campionato stellare è entrato in un lungo tunnel apparentemente senza uscita. Non sarà facile però per i ragazzi di mister Serpietri rimettersi in marcia in questa ultima giornata di andata, perché di fronte alla terza forza del campionato, l'Albano Calcio a 5, distante solo 3 punti dalla vetta. Dal Palarosselli di Aprilia un cordiale buonasera da Enrico Pasquali, il direttore di gara, che è appunto della sezione di Latina. Si tratta di De Simoni, una ragazza, dà il via a questo confronto. La formazione ospite che gestisce dunque questo primo pallone. Seguiamo intanto lo sviluppo di questa azione con il tiro e gol in apertura da parte di Leonardi, diagonale fulminante che sorprende nettamente il portiere avversario. Cerca lo scarico, poi affida bene il pallone al proprio compagno di squadra. Bella azione corale da parte della formazione ospite, che realizza il gol del pareggio con questo splendido tiro da parte di Paoloni. Poi Essien, che cerca di disimpegnarsi, lo fa molto bene, calcio in porta, splendida parata da parte del portiere Cirilli, vibrante Macheda, prova adesso a liberarsi, calcio in porta, gol da parte di Macheda, che dopo aver colpito il palo riesce a segnare, perché il portiere avversario praticamente impatta il pallone con la schiena, non c'è fallo. Dall'altra parte Violetto, scarica a destra, Leonardi, Violetto non riesce a concludere. È già dall'altra parte, intanto l'Albano con Di Lascio cerca adesso questo tiro in porta che viene parato benissimo dal portiere Cirilli. Calcio di punizione intanto scoccato dal numero 29 Paloni, sul punto di battuta Spinelli. Macheda, calcio in porta Macheda, un gran tiro, una rasoiata che si infila sul secondo palo e che sorprende nettamente Piloni. Intanto Violetto qui si dimentica il pallone e Siena glielo ruba, calcio e Siena, improvviso tiro in porta e poi due volte riuscito a parare Cirilli, non era per nulla facile. E poi dall'altra parte è arrivato il gol del 4-1 con questo destro scagliato dal numero 8 Miele, bravissimo. Aveva giocato con troppa spregiudicatezza e Siena intanto esplode il destro che colpisce il palo. Macheda già dall'altra parte, il tiro di Macheda che termina sul fondo. Leonardi ha provato adesso a servire Violetto, ancora Violetto che mette al centro e Macheda si divora un gol che sembrava praticamente già fatto. A ritardare dunque la manovra di Essien, che apre il gioco a sinistra. Attenzione perché qui può essere esiziale la formazione ospite, che sfiora il gol con Paloni. Altra conclusione in porta di Essien, parata del portiere e poi il tiro del numero 29 Paloni che termina sul fondo. Prova a guadagnare l'out di destra Macheda. Insiste Macheda, azione di forza di Macheda, che poi mette al centro e il pallone che viene toccato in porta da Spinelli. Ubriacante, dirompente azione da parte di Macheda. Ancora lo stesso Paloni adesso, che di tacco cerca di servire il proprio compagno, il tiro di Violetto che chiama un difficile intervento col Dagelli. È uno schema che non riesce, può ripartire allora lo United con questa fuga da parte di Salmieri. Salmieri, e c'è la parata da parte di Coldagelli, ancora una volta determinante. Macheda però è insuperabile, altro pallone perso in maniera assolutamente sanguinosa, il tiro in porta di Leonardi, sicuramente bene. Caccia Macheda, una serie di deviazioni e poi alla fine il pallone entra in porta. Poi ci sono 13 partite, dunque 39 punti in palio. Attenzione intanto a questa progressione sfavillante da parte di Miele, che se n'è andato via affondando come coltello nel burro caldo, è arrivato fino al capolinea. Rincorsa dunque da parte di Salmieri, il tiro e il gol. Essien cerca adesso di mettersi in proprio, sfonda Essien, grande azione individuale di Essien, il tiro però non c'entra lo specchio della porta. Calcia, ma è troppo scolastico questo tiro. E poi c'è ancora questo tiro da parte del numero 10 Violetto, che trova dunque la rete del 9-1 anche grazie a una deviazione. E si prosegue, poi c'è Miele che finta il tiro, rientra Miele, il destro, parata da parte di Coldagelli. Vediamo se anche Spinelli riuscirà a scrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori, stavolta però è bravo Coldagelli a smanacciare in calcio d'angolo. Ha arbitrato tutto sommato discretamente, al di là di qualche episodio controverso, e qui c'è la sintesi della partita dell'Albano. Violetto, bel numero di Violetto, chiama in causa Carioti, tiro di Carioti e palo clamoroso, non è finita. Violetto, che in due circostanze ha provato a centrare la porta, Carioti
non è riuscito poi a finalizzare questa azione ubriacante. Violetto, errore clamoroso da due passi, sparate tutte, o quasi tutte in favore dello United. Finisce dunque qui una sfida senza storia, è stata una prestazione davvero scintillante per lo United Aprilia, che ha travolto di marcature la formazione dell'Albano, che partiva decisamente con i favori del pronostico in virtù della classifica. Ha vinto 9-1 lo United Aprilia e dunque con questo risultato United Aprilia 9 Albano 1. Vi salutiamo, un cordiale ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi e da Emanuele Barsi, che ha operato le riprese televisive, e un saluto agli amici di Mondo Futsal.